oltre al taglio di 3.000 dipendenti, di cui una parte sarà sicuramente in Italia, di diretti e indiretti, vuol dire impiegati prevalentemente e operai per come l'hanno spesa, oltre a questo chiedono anche maggiori flessibilità e interventi sugli orari di lavoro. Era stato annunciato come un incontro con un ordine del giorno da far tremare i polsi e gli esiti si sono rivelati tali. La direzione di Gruppo Electrolux ha incontrato le segreterie nazionali di FIM, FIOM e UILM e una delegazione di rappresentanti dei lavoratori di tutti gli stabilimenti d'Italia. Sul tavolo le decisioni dell'azienda a seguito dell'andamento delle vendite e delle produzioni in calo rispetto alle previsioni. L'azienda non ha dato i numeri né per l'Italia e quindi tantomeno neanche per i singoli stabilimenti, ma ha annunciato che il taglio di costi che vorrebbe raggiungere nell'arco, non si è capito se di 2 o 3 anni, sarebbe di 800 milioni di euro. Per il 2024 è previsto un calo sulla produzione di frigoriferi, 608.000 a fronte dei 750.000 annunciati, un dato deludente che preoccupa i sindacati che chiedono certezze all'azienda. Dalle questioni di Solaro sulle nuovi investimenti e le nuove linee al mancato inserimento dei cadenziatori all'Elettro di Susegana, le lamentele di Forlì sulle malattie professionali, ma sono temi in verità che trasversalmente toccano tutti gli stabilimenti. E per avere certezza delle misure per i singoli stabilimenti, compreso quello di Susegana, si dovrà quindi aspettare il 18 gennaio 2024, quando sarà previsto il prossimo incontro.